sono molto soddisfatta di questi campionati italiani perché ho portato a casa due record personali che rincorrevo da un po', quindi è sempre bello raggiungere i propri obiettivi e sicuramente il modo migliore per concludere questa stagione di cui non mi posso lamentare, ecco. Si parla proprio dei tempi, no? Ti chiedo se te li aspettavi, se sono state una sorpresa anche per te. Soprattutto per i 200 direi un po' una sorpresa, anche se era da tantissimo tempo che i miei allenatori mi dicevano che potevo fare qualcosa del genere, quindi è stata da una parte una sorpresa perché mi sono un po' convinta e dall'altra una conferma per loro, perché diciamo che per le mie caratteristiche fisiche il 200 è una gara su cui insomma lavorare, ecco. Per quanto riguarda i 100, anche lì ho limato un po' il mio personale e sono sì e no soddisfatta della finale perché non sono riuscita a fare la gara perfetta per me. Sono un po' fatta condizionare dalla situazione, anche se in finale non è facile gareggiare senza guardarsi intorno. E quindi comunque sia sono state due belle finali, sia quella dei 100 che dei 200, quindi molta esperienza in più. E questo è stato sicuramente un bel test a metà preparazione, diciamo. E visti i risultati direi che la strada è quella giusta, quindi continuerò a lavorare come ho fatto fino adesso. E niente, ecco, è stato un test questo, è andato bene. Quindi per ora festeggiamo, poi vediamo. Ma è un secondo posto un po' sofferto, speravo di arrivarci un pochino meglio, però dopo due settimane di gare, quindi tra l'Europeo di Glasgow e appunto i campionati italiani, sono arrivato in fondo a queste due settimane un po' stanco sia fisicamente che psicologicamente, e questi due secondi rispetto al mio personal best sono il risultato di questa condizione. Però tutto sommato quest'anno è stato un anno incredibile, dove io ho raggiunto il quinto posto mondiale nel 200 stile libero a Guangzhou quest'estate ed ho raggiunto il record italiano di 1:45.67, cose che non erano mai successe in Italia, un record che è la prima volta che un italiano scende sotto il minuto e 46 secondi. 10 anni di record sono tanti e finalmente, come mi ha scritto anche Emiliano, è caduto quel suo record. Lui si aspettava un pochino prima, però io lo prendo e lo porto a casa dopo 10 anni. Sono entusiasta, all'inizio non me l'aspettavo nemmeno, quindi veramente una gara stupenda, mi sono divertito un sacco e insomma scrivere la storia è sempre un piacere, è una cosa unica. Senti, abbiamo parlato tanto del 2019, di un anno che si chiude, però quindi inevitabilmente non si può che guardare anche al domani. A che punto sei della tua preparazione anche in relazione al risultato dei campionati italiani e come insomma ti prepari per un 2020 che come hai detto mette tante cose in palio, in ballo? Sì, mette tanta ansia, diciamo la verità. Allora, la preparazione dovrebbe essere in linea con l'anno scorso, anzi dovrebbe essere un po' più avanti, nel senso che l'anno scorso di questo periodo io ero molto più fresco, ho fatto gare, ho fatto i miei migliori e sono riuscito a fare gare che non mi aspettavo, mentre quest'anno ho rifatto gli stessi tempi però con una situazione fisica un po' diversa, un po' più pesante, un po' più stanco, quindi questo fa ben sperare per i prossimi mesi e quindi per marzo. Vediamo, ora c'è da lavorare sodo in questi 3-4 mesi e cercare di insomma ritrovare tutte quelle energie che serviranno per fare una buona gara. Ma io ce l'ho in testa il target, non mi espongo più di troppo e dico solamente che cercherò di dare il massimo, cercherò di fare la mia gara, una gara migliore possibile per le mie possibilità e per le mie energie di marzo e vedremo cosa accadrà, cercheremo in tutti i modi di fare quello che c'è da fare. Senti, ti porto anche su una curiosità, no? La Arenantes si è distinta come società agli ultimi italiani,
Fra l'altro si è distinta grazie a due classe 97, oltre appunto al classe 94 restivo. Però tu e Paola rappresentate insomma un'annata, un'ottima annata. Sì, è una buonissima annata, due giovincelli come noi che si distinguono in mezzo a tanti atleti anche più grandi, molto più grandi di noi. Cerchiamo appunto di dare il massimo, di allenarci sempre al meglio e di far vedere che questi classe 97 hanno la forza e la testa per fare tante cose, grandi cose. Sì, 22 anni, un'ottima annata, anche perché io vorrei ricordare che questi ragazzi insomma sono sostenuti dai gruppi militari, perché sapete benissimo negli sport dilettantistici se non c'è un sostegno dei gruppi militari sarebbe ben difficile a quell'età riuscire a allenarsi, perché sono professionisti, loro si allenano due volte al giorno, cioè nuotano 50 km a settimana in acqua, cioè voglio dire è un bell'impegno. Ecco, se purtroppo nessun club potrebbe sostenere, per fortuna c'è i gruppi militari che li sostengono. E sì, è un'ottima annata, ovviamente tenete presente che noi abbiamo anche dei settori giovanili molto validi dietro, dove ci sono ragazzi che sicuramente seguiranno le orme di questi, però insomma loro sono dei belli atleti, sì. Allora, un risultato positivo, perché non tanto in termini di medaglie quanto in termini di prospettive, perché appunto gli atleti che puntano a qualificarsi per l'Olimpiade, diciamo, hanno ottenuto dei risultati validi che ci fanno sperare per le qualificazioni che saranno a marzo. Noi in questa società abbiamo almeno 4 atleti che puntano a qualificarsi per l'Olimpiadi e diciamo sono stati fatti i primi passi. E sia i tre maschietti sia la ragazza Paola Biagioli sono sulla buona strada. Le selezioni poi saranno a marzo e lì vedremo insomma se ci saranno. Non ci sono mai stati così tanti atleti nel nuoto a Firenze, ma credo anche in generale che in una squadra, in un club, insomma, puntano ad andare all'Olimpiade, quindi sarebbe un risultato direi molto importante. Siamo fiduciosi, ecco, dopo questi campionati siamo un po' più fiduciosi di prima, quindi vediamo di centrare questo obiettivo e sarebbe stratosferico, cioè appunto portare alcuni ragazzi all'Olimpiadi, ne abbiamo 4, poi vediamo dove arriveremo, però insomma, se voi pensate quanti saranno gli atleti di Firenze che vanno all'Olimpiadi di tutti gli sport e sapere che ce ne sono 4/5, va, mettiamoci anche Carlotta Toni, che possano andare all'Olimpiadi, insomma credo che siamo a un bel livello noi nel nuoto. Da quest'anno siamo partiti con questo nuovo progetto tutto Rarinantes Florenza, abbiamo riportato il nuoto sotto la storica società Rarinantes Florenza. Per 5 anni siamo stati Florenzio Nuoto Club, cioè perché la Rari per varie vicissitudini non era in grado di tenere il livello in nuoto ad alto livello, e quindi noi abbiamo fatto una società con presidente Luciano Cacciatore e per 5 anni ha tenuto alto il nuoto. Adesso siamo tutti rientrati in Rarinantes Florenza, quindi la Rarinantes Florenza, unica società in Italia, ha praticamente una squadra di A1 maschi nella pallanuoto, ha una squadra di A1 femmine nella pallanuoto e ha un settore nuoto a livello da Serie A, insomma, con dei veri campioni, una vera organizzazione. Quindi è una società, io credo, unica in Italia nell'ambito natatorio. E quindi il progetto è bello, interessante, io sono onorato di esserne il responsabile tecnico, quindi devo curare tutti gli aspetti tecnici che possano portare a migliorare questa società e francamente spero proprio che si prosegua così. Il 2019 è stato un bell'anno, vorrei citare sicuramente, a parte i titoli italiani, ma quel bellissimo record di Filippo Melli nei due stile fatto in Corea Gwangju 1:45.5, che è un tempo stratosferico, è il migliore in Italia, ma dietro di lui appunto i soliti big. E poi vorrei citare, li abbiamo già citati loro, anche dei giovani promettenti che sono già entrati in nazionale giovanile e che seguiranno l'orme, come Matilde Biagiotti, Ruben Chiostri, insomma sono dei ragazzi giovani che sono già nelle nazionali giovanili e sono di questa società, di questo progetto.
Quindi ci aspettiamo un grande 2020. Speriamo, veramente. Io ringrazio tutti quelli che ci possano sostenere come voi o seguire, perché gli sport dilettantistici hanno essenzialmente bisogno proprio di un'attenzione, cosa che non hanno ovviamente gli sport professionistici di alto livello. Per cui grazie a tutti quelli che ci possono seguire, noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, la nostra professionalità come tecnici, cerchiamo di portare lo sport fiorentino veramente ad alti livelli per quello che ci compete. Concludo, visto che siamo insomma a fine anno, ci avviciniamo verso le feste del Natale, insomma un tema sicuramente nel mondo del nuoto è quello del sacrificio, del stare tanto in acqua. Insomma, citavi prima alcuni numeri che sono emblematici. Come si riposa un nuotatore in questo periodo e come la società e il gruppo sportivo supportano un atleta in questo periodo? Allora, in realtà loro non si fermano mai, perché ovviamente avendo le selezioni olimpiche fra 3 mesi non c'è possibilità di far vacanze, questo lo sanno. I nuotatori ovviamente sono allenati a questo tipo di sport, che fa impressione se si parla di cifre, perché loro passano appunto dalle 3-4 ore al giorno ad allenarsi, nuotano appunto, detto, dei chilometraggi importanti, quindi cioè sono professionisti in questo senso. Come recuperano e si riposano? Diciamo che non devono fare altro, ecco, perché è ovvio che lo fanno da un punto di vista di lavoro professionalmente. La società cerca di aiutarli in tutte le maniere possibili, appunto considera che noi siamo uno staff come società fatto di 12 tecnici, 2 preparatori atletici, poi medico, fisioterapista, massaggiatore, mental coach, insomma, cioè c'è uno staff che li sostiene e che li aiuta, voglio dire, capito, i dirigenti stessi, cioè questo. Perché oggi per creare un campione in qualsiasi sport non basta più un uomo solo, l'allenatore, no, ci vuole tutto uno staff, tutta un'organizzazione, un clima giusto che porta poi a creare, a far nascere dei veri campioni. E quindi non tutte le società ovviamente possono permettersi questo. Devo dire, noi qui con la Rarinanzes Florenza da quest'anno insomma siamo partiti giusti. Ringrazio il presidente Pieri che ci ha dato fiducia proprio per riportare il nuoto ad alto livello, che era un po' di anni insomma che non era a questi livelli, e la Raria si è presa carico appunto di questo progetto. Senti, ora però c'è il Natale, quindi... infatti festeggiamo, adesso è tempo di feste, così poi più avanti, cioè, continuiamo a lavorare e poi piano piano insomma guardiamo agli impegni futuri. Senti, anche per chi magari conosce meno da vicino la preparazione di un atleta nel mondo del nuoto, cosa vuol dire riposarsi, cosa vuol dire insomma le vacanze di Natale per una persona che appunto si deve allenare poi quotidianamente? No, riposarsi nel nuoto è un'utopia. Diciamo che, vabbè, giusto la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, 3 giorni, e comunque poi si sentono perché i panettoni si fanno sentire. Quindi sì, 3 giorni natalizi, poi si riprende, il Capodanno, basta, finite le vacanze di un nuotatore. E allora, auguri e un buon 2020 a te. Grazie.